Ciao, sono Magnus e oggi siamo qui su The Remnant 2, la nuova espansione di The Forgotten Kingdom. Ho fatto naturalmente un sondaggio e la maggioranza ha detto proviamolo e poi in base a come decidiamo che cosa farne. Siamo su PC, avevo naturalmente il vecchio salvataggio, quindi anche il vecchio personaggio. Abbiamo cambiato un pochettino l'abbigliamento. Su Steam è andato male, l'hanno abbastanza insultato, però vabbè, vediamo un pochettino. Credo che le armi debbano essere quelle giuste. Che è sto fatto? Mazzia. Fa piacere sto fatto che va un po' problematico con il pad, usando il pad della PS4. Allora, se non ricordo male, dove cazzo bisognava andare? Non mi ricordo, eh. Allora, momento, forse qua. Campagna, vado avventura, campagna. Nuova campagna casuale? No. Ok, The Forgotten Kingdom. The Wicked Kid l'avevamo già fatto. Eccolo qua. Allora, how with the ruins? Ma non è tradotto in italiano. Avventura autoconclusiva. Le avventure conclusive sono realizzate con contenuti unici creati su misura per quella specifica avventura. Ognuna di queste però può essere creata una volta sola. La stessa avventura viene generata. Vabbè, vi ricordo che praticamente quella che carico io non sarà uguale naturalmente anche a voi. Se non ricordo male, avevamo preferito. Sì, basta. Allora, io avevo fatto sopravvissuto, quindi andiamo di sopravvissuto, se no ci complichiamo troppo la vita. E ci giocavamo bene la parte. E che cazzo devo fare? Qua? Qua? Vabbè, speriamo di aver fatto la scelta giusta, eh? Allora, sì, perché la mappa è tutta vuota, quindi in teoria inventario andiamo bene. Chioma antica. Marcane dove sta? Ah, sta qua. Mi devo un po' abituare, ragazzi. Mi devo un po' abituare. D'accordo. Diamoci da fare. È un po' strana come zona, lo so. Nel senso che per adesso, vi dico la verità, non saprei tanto giudicare. C'è qualcosa qua a terra, no? Sì. Ah no, che sono sti cosi? No, ah, sei tu, scusami. Allora, sì. Ok, della miscela. Ah, già di qua. Che fa quello? Allora, tra l'altro mi ricordo che se non mi sbaglio avevamo messo anche come si chiamano le munizioni, che non mi ricordo. Ah, comunque munizioni per fucile. La zona per adesso non è che mi faccia impazzire, vi dico la verità. Eccoci. Ma che sono queste cose? Nel senso che lo fanno male, che cazzo?
A che servono sti cosi per terra? Non ho ben capito, eh. Questo dovrebbe essere nostro. Ok, andiamo, andiamo. Pare che si raccogliva anche la roba così, no? Ups. Sento. Oh, la mappa è sempre una mappa di merda, però mamma mia. La mappa penso che sia una delle cose più brutte che abbiano. Va bene, fatti sotto. Questa. No. È strana come zona, sembra tipo grazie. Vabbè. Fantastico. Altre brutte notizie. Allora, non mi piace la cosa che abbiamo scelto per l'arma, praticamente. Perché questa qui, cioè in pratica abbiamo il fatto del fucile. Non è che mi fa tanto piacere questa qua che praticamente le munizioni roventi, fondamentalmente. No, è questa. Vediamo se c'è qualcosa di un po' più interessante. Qui c'è arma umana per 30 secondi. Qualcosa di un po' più interessante. Queste qua. Lancia un proiettile che evoca. Esatto. Questi erano più carini, secondo me, eh. Mentre invece qua che tengo. Vabbè. Diciamo che così va bene. Allora, di là. Non siamo andati, no, eh? No. Occhio che mi ricordo che là non so che cosa c'ho, qua là c'ho i proiettili. Abbiamo beccato secondo me la prima zona un po' più complicata. Ci ho sempre creduto. A chi? Un Paxultec? Interessante. Sta cercando di parlare. Sarà un altro sogno futuro. E per non perdere tempo, scelgo di credere che sia così. Se esso vuole scusarmi, ho un lavoro importante da fare. Grazie e arrivederci. Salve di nuovo. Esso è ostinato. Beh, sogno febbrile o meno, se il Paxultec ha intenzione di attardarsi, suppongo che dovrei presentarmi. Oh, esso fatica, poveretto. Reale o meno, il Paxultec può fare come crede. Walt ha cose più importanti a cui pensare. Piacevole questo scambio di parole. Sono sorpreso. È Basta. incontenibile. Questo era una domanda. Dopo anni. Di cosa? Ogni acquisto. Ok, vende qualcosa questo. 100.000, ma poi. No, me ne tengo. Porca miseria. Cioè, questo che fa? Impedisce la piaga della preparazione. E che fa questo? Riduce la salute massima del 5%. Aumenta tutti i danni 1%. C'è qualcosa che possiamo vendere?
c'è un valore così alto? No, non c'è niente che abbia un valore così alto. 100.000. Questa cos'è? Quella più. Addio, Esso deve addio. ammazzare. Primo checkpoint l'abbiamo becchiato. Vabbè. I nemici sono oggetti sanitari e possono essere portati a Wallace per essere ispezionati. Ogni engra. A chi lo devo portare? A Wallace. È unico e sblocca un nuovo. Vabbè, Wallace. Andremo da Wallace appena avremo la possibilità, eh. Voglio andare un po' avanti. Cioè, dove scendo? Scusatemi. Allora, il quasi cade di là, si No. cade. Che faccio? Un salto? Facciamo così, va. Ok, va bene così? Sì, dobbiamo fare un salto, dai. Io non mi volevo, non volevo rischiare a fare sta cosa, però a quanto pare era quello che dovevamo fare. Per adesso sembra tutto abbastanza normale. Aspe, dove cazzo? Questo già se ne scende, eh. Di là si sale, di là si Eccoli sale. che arrivano. Mai. Non c'è nessuno, non vedo proprio nessuno, non vedo. Mi sta inventando tutto, eh. Vai. A scendere. Questo è uno di quei giochi dove devi, secondo me, sempre tenere la concentrazione alta e soprattutto non farti becchiare male. E vai. Ok, siamo. Ma voi però ci fate scendere. Andiamo. Ok. Qua dentro. Non c'è nessuno, scusa. Dove sta? Ok, è andato. C'è nessuno e c'è nessuno. Non ho capito a che servono sti cosi, vi dico la verità. Se fanno danno a me o fanno danno a loro. Allora, di là sembra ci sia una porta, non lo so, ma vediamo di qua che c'è. In base a quello ci regoliamo. Altra. No. Questo si apre? No. Perfetto. Perché? Altra porta che non apriamo. Ma pure prima ci stava la nebbia a terra, no?
Oh, io penso che se vado da Laura, là stessa cosa, eh. Dove sta? Lo sento. Lo sento. Ok, ci siamo. Ma non lo so, comunque quest'arma era eccezionale quando l'abbiamo utilizzata. Ricordate, c'era quel boss maledetto che non moriva mai. E noi ci siamo riusciti comunque a batterlo, eh. Allora, qua no, non c'è niente. Dove vado? Non ho capito se ce ne stanno altri, è dietro anche. Va bene, fatti sotto. Ok. Qua penso non ci siamo andati. Qua non ho capito dove. Ah, vuol dire che forse apriamo la porta di là. Secondo me dovrebbe essere quella lì. No, no, vabbè, dai, la base, ce l'abbiamo fatta. È l'ingresso questo. Dovrebbe essere proprio l'ingresso. Allora. Meglio che sì, eh. Si tagliamo e andiamo dall'altra parte, perché ho paura che poi se moriamo non so a chi battiamo. Sempre meglio. Ma erano. No, mi pare che sia 8. Quante ne tengo al massimo? Non mi ricordo. Ok. Tanto ora stanno un'altra volta, eh. Andiamo di qua, dai. Arrivano. Non penso che me lo fai uscire un'altra volta. Allora, di qua. Di qua, andiamo di qua, dai. Questa è una scala, eh. No, non è la scala di prima, no. Ma c'è solo qua uno. Che può esserci qua sopra? Magari qualcosa di buono. Però attenzione perché. Ho paura. Ah no, è tutto. Ecco qua. Occhio. Il cane lavora bene però, eh. Cioè, vi dico la verità, questa ambientazione. Ma. Salta più di tanto, eh. Ok.
anche da questa parte. Ah, che è successo? Non ho capito dove cavolo sta, eh. Dai. Occhio. Porca miseria. Io non andrei, aspetterei che finisce l'effetto. Bravo. Ok. Ok. Andiamocene. L'arma per adesso sembra buona. No, non c'è niente in questi cosi, eh. Vabbè. Solo che ora siamo saliti, abbiamo fatto il giro, ma a quanto pare non era la nostra zona questa, eh. Che pare che dobbiamo riscendere. Yes, vabbè. Ok. Appunti abilità? Niente. Qua? E vai. No, mi sa che non sono sceso nel punto di... No. Allora, non sono sceso nello stesso punto di prima, secondo me, eh? No. Siamo scesi in un'altra parte. Eh no, ma è sempre... devo andare più giù ancora, allora. Comunque qua non ci siamo mai stati, non ci sarebbero stati nemici. E qui siamo scesi. Ok, sì, e qua l'abbiamo fatto tutto praticamente, sì. Ma no, giusto qua non sono andato. Grazie. C'è una parte che non ho visto praticamente. Che cos'è? Credo che sia la parte superiore a destra. Quindi dobbiamo salire. Dobbiamo salire. E andare a destra. E qua. Eh sì, infatti c'è pure la luce, dai. Oh, cazzo. Oh, Gesù. Ok.
Andiamo. Allora, abbiamo fatto un nuovo beneficio. Precisione a seguito di colpi nei punti deboli e colpi critici aumenteranno la quantità di munizioni rilasciate del 25%. Vabbè, buono così. Avevo visto la luce, infatti. La luce ci indica che andiamo bene. Per adesso. Ma che, perché non si sblocca? Non si sblocca. Allora, bene così, non penso dobbiamo ritornare, perché tanto non serve a niente. Ma dice di andare qua dentro. Ma dove cavolo sto adesso, scusate? Qua non c'è niente. Dove andiamo di qua? Non ho mai visto niente di simile. Ma che roba è? Allora, non mi piace perché... No, non li voglio ammazzare. Perché in pratica... Qua se cadiamo... Moriamo, secondo me, eh. Che è sto... Ah, no. Pensavo fosse una scala. Ma non l'ho sbloccato. No, infatti sono zone nuove. Questo se non mi sbaglio me le ricordo, però, lo sapete? Non sono nuove. Mi ricordano già qualcosa, eh? Non è che sono nuove, secondo me. Vaffanculo. D'accordo, diamoci da fare. Sì, uffa, cavoletta. Ma tipo una secchia. Chi è? No, ho sentito quello incazzato. Quello che fa... No? Ok. Non è che ho ben capito, vi dico la verità, eh. Oppa, che ha trovato. Dovrei curare. Ma non so manco se... Ah, merda. Occhio, occhio. Ma chi è? Che ce ne sta dietro, penso. Ma dove sta? Sì.
No. Cavolo. Ok, ci siamo. Ma sai dove hanno abbassato? Questa attiva una mod, aumenta la generazione di... Vabbè, la mettiamo, dai. È nuova, la mettiamo. Prova a salire. Ah no, mi attaccate pure, bastardi, pensavo che eravamo amici. Aspetta, però se salgo qua, poi come risalgo? Momento. Mi viene un dubbio, secondo me da là... Là vedo una luce, quindi là... Oh, meno che non è questa luce. Cioè, tipo come questa. Ah, là vedi, si chiude. Allora, momento un attimo. Qui da là... E tra l'altro c'è anche il checkpoint, usciamo. Ma voglio capire qua che facciamo. Soprattutto perché qua c'era una cosa da recuperare. No, c'è una musica strana, non mi piace. Che cos'è? Ah, punto caratteristico. Mi hai fatto un po' impressionare, di carità. Robustezza? Salute dell'evocazione, maneggevolezza dell'arma. Prima non l'avevo attivata, secondo me. Vabbè. Sto cercando di beccare un boss, serio, dai. E basta, togli sta cosa. Magari il boss vicino, cioè un punto vicino al checkpoint ci può dire il boss. Però il livello era quello complicato, però quanto pare adesso ancora no. Comunque abbiamo quell'abilità che ci riesce comunque a guarire sempre, e allora riusciamo sempre a stare al massimo. Un arciere? Occhio.
Ok. Ma non l'hai preso? Cazzo, ma non lo prende, scusami. Allora, non ho capito. Curato, un po'. Aia. Però che cazzo, sto sempre e non stai, te ne guardi. Allora. In pratica lui arriva un po' e vai cazzo, madonna, san... aia, aia. No, non mi puoi beccare così, eh. Acchia. Dove stanno? Cazzo. No, non sto bene. No. Serve qualcuno che mi cura. E che cazzo? Grazie dell'aiuto. E grazie a sto cazzo. E dai. Ok, è andato. Ma i cosi che tengo, non ho capito bene, non mi curano bene. Roba. Matti. No, secondo me io sono io che non ho curato bene la situazione. Comunque, voglio vedere se qua c'è qualcuno o qualcosa. C'è spazio. Abbiamo un punto abilità che dobbiamo comunque spendere. Scheggia d'anima. Da rifiutare. Vabbè, andiamo avanti, poi torneremo un'altra volta al World magari per cercare di recuperare qualche cosa, se sarà necessario. Uscita.
Per adesso, vi dico la verità, non è che mi abbia entusiasmato più di tanto, vi dico la verità. Cioè, eppure non ci giocavo da parecchio, magari, sapete, uno magari dopo un po' ci gioca e ti viene sempre la voglia, però. Ma non saprei. Allora, giusto per qua le pietre viventi. Quanto potere. Ah, salve. È piacevole vedere un volto familiare da queste parti, anche se bizzarro e senza corna. Esso arriva al momento opportuno. Guarda, ho trovato un altro murale. È più di quanto avrei mai sognato di trovare. Questa scoperta è del tutto elettrizzante. Le implicazioni, le possibilità sono soverchianti nel migliore dei sensi. Chiedo scusa, tendo a lasciarmi trasportare. Il mio amico Paxultek ha bisogno di me. Da uno sguardo e... C'è a presto, comunità. Amico senza corna. Sì, amico senza corna, capirai. Vabbè ragazzi, io penso questa parte la terminiamo qui. Ditemi voi, scrivete sotto nei commenti, magari vediamo che cosa vogliamo fare. Ci vediamo sul prossimo video. Bye.